Liberamente, il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente ogni giorno di più, a cura di Matteo Neroni. Un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente, il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale. Oggi ragazzi parliamo di un tema davvero molto interessante, scopriremo soprattutto da una delle menti libere, dalla voce di Martina, che attraverso la sua domanda ha veramente centrato uno dei temi più interessanti della psicologia quotidiana. Infatti, grazie a Martina entriamo nel tema delle relazioni e soprattutto impariamo come è possibile riuscire a esprimere i nostri sentimenti e le nostre emozioni, anche quelle più spiacevoli, a qualcuno che in qualche modo attraverso il suo atteggiamento, il suo comportamento, le sta generando. Ecco, la cosa più importante che scopriremo insieme è se esistono dei modi efficaci per portare ciò che proviamo nel nostro interno verso l'esterno e soprattutto se è possibile farlo senza ferire la persona interessata. Infatti, quante volte ci ritroviamo dentro a dei litigi, a delle discussioni, magari con un nostro partner, magari con un nostro familiare, un amico, oppure anche semplicemente con un collega di lavoro, e di non riuscire a esprimere tutto quello che ci portiamo dentro, di sentirci bloccati, soprattutto magari per paura di rovinare e danneggiare la relazione che abbiamo con questa persona. Ecco perché nella puntata di oggi, prendendo spunto dalla preziosa domanda di Martina, esploreremo insieme il mondo dell'assertività e soprattutto cercheremo di capire come riuscire a esprimere i nostri sentimenti negativi. Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti. Io sono Martina, sono un'ascoltatrice del podcast e faccio anche parte del gruppo Liberamente Telegram. E allora, a volte mi chiedo se c'è un modo per riuscire a esprimere i miei sentimenti negativi a qualcuno che li ha causati oppure li sta causando, e senza però ferire la persona interessata. E a volte sembra come di non riuscire, cioè mi sembra come di non riuscire a spiegare chiaramente che cosa mi infastidisce di quella persona, e mi piacerebbe capire come poter far prendere alla conversazione un risvolto positivo senza per forza dovermi tenere tutto dentro per paura di magari incrinare i rapporti con quella persona o rovinare ciò che si è costruito fino a quel momento. Spero che ci sia qualche tecnica, magari qualche soluzione a questo mio dubbio, e ringrazio in anticipo Matteo e vi auguro una buona giornata. Eccoci qui. Allora, intanto, carissima Martina, ti faccio i miei complimenti, non solo perché attraverso la tua domanda stimoli un argomento di riflessione secondo me utile per tantissimi di noi che stiamo ascoltando questa puntata di oggi, ma anche perché, come spesso ti sarà capitato, esprimere i propri sentimenti non è una cosa davvero molto semplice. Molto spesso la tecnica difensiva che più comunemente viene utilizzata dalle persone e che però porta solo a nascondere temporaneamente il problema senza veramente mai risolverlo è la strategia dell'evitamento. Infatti, quante volte abbiamo utilizzato questa strategia non solo per evitare i discorsi che possono generare in noi emozioni spiacevoli come la paura, la tristezza o la vergogna, ma quando non riusciamo a comunicare, a esprimere i nostri sentimenti a qualcuno, arriviamo addirittura ad evitare quelle persone, ad evitare gli ambienti sociali in cui potremmo incontrarla, oppure i luoghi che ci spaventano. Invece tu, Martina, grazie alla tua domanda, ci aiuti veramente a vedere e ad esplorare alternative a questa strategia dell'evitamento. Affrontare le emozioni e soprattutto imparare ad esprimere all'esterno, come dicevi anche tu, è spesso una strada in salita. Questo ti fa quindi ancora più onore e sei d'esempio a tutti coloro che insieme con te vogliono in qualche modo sperimentarsi nella propria assertività.
Utilizzo la parola assertività perché è il concetto psicologico che sta dietro alla tua domanda. La parola assertività, infatti, deriva dal latino adserere e significa asserire oppure affermare se stessi. L'assertività è quindi la capacità di esprimere i propri sentimenti, di scegliere come comportarsi in un determinato momento, in un determinato contesto, di difendere quando è necessario i propri diritti, di esprimere poi serenamente un'opinione anche se è in disaccordo con qualcuno, no? E quando si ritiene opportuno farlo. Con assertività si indica quindi quella capacità di portare avanti le proprie idee e convinzioni rispettando contemporaneamente anche quelle degli altri. Ecco Martina, ti ho voluto dare questo imprinting teorico perché all'interno della tua domanda ho prima di tutto rintracciato un modo di formularla scorretto. Infatti, hai parlato di sentimenti negativi. Innanzitutto dobbiamo mettere in chiaro due punti. Il primo è che non esistono sentimenti negativi e sentimenti positivi. Ci tengo a fare questa distinzione, Martina, perché quello che succede poi in maniera inconsapevole è che se manteniamo questa dicotomia di pensiero, questa etichettatura sulle nostre emozioni tra sentimenti negativi e sentimenti positivi, rischiamo di dire, di comunicare al nostro cervello inconscio che appunto ci sono sentimenti belli da sentimenti brutti, sentimenti buoni e sentimenti cattivi. Il che significa che se esprimiamo i nostri sentimenti buoni, allora siamo persone buone. Se e quando esprimiamo i nostri sentimenti cattivi, negativi, siamo persone cattive. La seconda precisazione che ci tengo a fare è che, come è vero che non possiamo etichettare in questo modo le nostre emozioni, nello stesso tempo non possiamo controllare le nostre emozioni e non sarebbe neanche giusto farlo. Infatti, ogni volta che vogliamo controllare un'emozione è come se volessimo imbrigliare la nostra anima, perché le emozioni, cara Martina, sono i sussulti dell'anima. Allora, bloccare le emozioni significa voler in qualche modo bloccare la cosa più preziosa che abbiamo, la nostra anima. Quindi dobbiamo assolutamente, ragazzi, ribellarci alla cultura che prevede che le emozioni debbano essere sempre controllate. Sto parlando, cara Martina, di quella cultura che ci insegna fin da piccoli che, ad esempio, piangere non sta bene, non è virile, che ridere troppo fa male, e che essere eccessivamente tristi non è socialmente accettato. Dico questo, cara Martina, perché non sai veramente quante persone entrano nel mio studio convinte che esprimere le proprie emozioni sia qualcosa di sbagliato. Spesso e volentieri succede proprio con il sentimento di rabbia. Ci sono persone che per paura di ferire l'altro, per la paura, della reazione che l'altro potrà avere, restano in silenzio per tutta una vita. Il problema grosso è che questo insabbiare, questo tenere la testa sotto la sabbia o mettere la polvere sotto il tappeto, vedila tu come preferisci, in realtà genera un grande problema, un senso di colpa. Sensi di colpa verso di chi? Verso noi stessi. Infatti, se non impariamo a esprimere i nostri sentimenti e le nostre volontà, nascono poi i sensi di colpa mostruosi che ci bloccano anche per tutta una vita. Perché se non esprimi ciò che ti porti dentro, lo fai una volta, lo fai due volte, lo fai tre volte, alla quarta avrai imparato a tenere dentro di te le cose che senti e che provi. E questo diventerà il tuo stile relazionale principale, e lì sono davvero dolori. Quindi, cara Martina, il primo suggerimento, che ti voglio dare è di correggere il tuo concetto di emozione, perché questa distinzione tra sentimenti negativi e positivi non ti fa bene, perché di fatto non esiste. Ce la siamo inventata noi e una certa cultura di facciata che ci ha convinto del contrario, ma non è così. Ogni emozione, in quanto nostra, in quanto manifestazione della nostra anima, è degna di essere vissuta ed espressa. Dobbiamo allora, però, imparare il linguaggio
delle emozioni. Eh sì, è questo quello che non ci insegnano tra i banchi di scuola, perché provare un'emozione è qualcosa che facciamo tutti, ma non tutti sappiamo comunicarla. Ed è da questa analfabetizzazione emotiva, diciamo, che nascono molto spesso le difficoltà delle nostre relazioni. Come hai detto anche tu, tante volte non si riesce a comunicare in maniera fluida e in maniera limpida, ma incontriamo tantissimi ostacoli. Uno degli ostacoli principali che ho riscontrato nel corso della mia esperienza personale, ma anche professionale, è che utilizziamo le parole sbagliate per esprimere quello che proviamo. Allora diciamo che siamo arrabbiati quando invece ci sentiamo magari gelosi. Diciamo che siamo arrabbiati quando invece ci sentiamo tristi. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è, e qui il secondo suggerimento è: prima di parlare con tuo padre, impara il lessico dei sentimenti. Durante una discussione, infatti, possono essere davvero tante le variabili che si intromettono tra te e tuo padre. Allora, se vuoi mettere tuo padre nelle condizioni migliori per poterti capire, per poter comprendere i tuoi reali sentimenti, devi prima di tutto accertarti, che stai utilizzando i termini corretti per esprimere i tuoi sentimenti. Quindi la prossima volta che vorrai approcciare a tuo padre per una discussione, per manifestargli quelli che sono i tuoi sentimenti, prima di approcciarti a lui, fermati e soprattutto prova a riformulare il tuo lessico delle tue emozioni. E per aiutarti ho preparato per te quella che ho soprannominato la Margherita delle emozioni, che condividerò con te e con tutte le altre menti libere che fanno parte del canale Telegram di Liberamente alla termine di questo episodio. Prova a imparare le parole che descrivono meglio i sentimenti che stai provando. Più sarai specifica, meglio e più efficace sarà la tua comunicazione. Ad esempio, invece di dire sto bene, che è un concetto molto generale, usa parole più specifiche come mi sento gioiosa, mi sento fortunata, riconoscente o euforica. Allo stesso modo, invece di dire sto male, potresti dire mi sento irritata, mi sento incerta, mi sento scoraggiata o respinta. Un terzo suggerimento che mi sento di darti, carissima Martina, è quello di chiederti perché provi certe sensazioni. Infatti, se hai paura che le tue chiacchierate, le tue conversazioni con papà possano perdere il focus, prima di tutto devi lavorare tu stessa sul tuo focus. Quindi devi sapere esattamente cosa ti ha ferito, quale comportamento di papà, quale atteggiamento che papà ha avuto, ha generato in te l'emozione che provi. Per chiarirti, su questo punto ti consiglio di ascoltare, se ancora non l'hai fatto, la puntata del podcast dedicata alla tecnica dei 5 perché. Se non lo hai ancora fatto, te la linko all'interno delle note di questo episodio. Semplificando molto, questa tecnica ti aiuta, ponendoti una serie di domande, a riflettere su te stessa. Infatti, poniti una serie di domande con il prefisso perché, per arrivare alla radice dei tuoi sentimenti. Quindi, ad esempio, che ne so, sento che sto per piangere. Perché vorrei piangere? Perché sono arrabbiata con mio padre. Perché sono arrabbiata con mio padre? Perché mi ha offeso? Perché mi sono sentita offesa? Perché non mi rispetta? Vedi, Martina, come questo progressivo scavare ti permette di avere un focus molto, molto più chiaro su quelle che sono le tue ragioni e permette in maniera speculare quindi anche al tuo interlocutore di comprenderle meglio, in questo caso tuo padre. Ma ti posso garantire che questa tecnica la potrai applicare con qualsiasi altra relazione per esprimere il tuo punto di vista senza offendere l'altro o magari di rischiare di incappare in quell'errore classico che si fa di accusare l'altro di qualcosa che non ha fatto. Ma Martina, se vuoi essere ancora più assertiva, ancora più efficace nella tua comunicazione, devi utilizzare questi altri due strumenti dell'assertività. Il primo è utilizza affermazioni in prima persona. Infatti, quando esprimi i tuoi sentimenti a qualcuno, le affermazioni in prima persona sono molto molto più potenti, perché promuovono i legami e non incolpano il tuo interlocutore. Infatti, prova a metterti un attimo nei panni se qualcuno ti dicesse, per esempio, tu Martina mi fai sentire arrabbiato. Come ti senti? Immagino che avverti la colpa, il senso di colpa. Infatti, comunicare utilizzando la formula del tu mi fai sentire scarica la colpa sull'altra persona.
sulla persona con cui stai parlando. Quindi devi imparare a riformulare le tue affermazioni in prima persona, dicendo io mi sento arrabbiata quando. Infatti, le affermazioni in prima persona sono composte da tre parti: c'è l'emozione, c'è l'azione e la motivazione. Prova infatti ad allenarti a costruire delle frasi come ad esempio provo rabbia in questo momento quando discuti con me del mio lavoro, perché sminuisci la mia intelligenza, ad esempio, no? Quindi c'è il sentimento, l'emozione, provo rabbia, quando discuti con me del mio lavoro, quindi circoscrivi bene l'azione che in qualche modo ti ha suscitato quell'emozione e dai anche una motivazione. Perché sminuisci la mia intelligenza? Questa formula comunicativa assertiva ti renderà molto molto più efficace, molto più in discesa la relazione col tuo papà. Un altro suggerimento che mi sento di darti per essere efficace nella tua comunicazione, Martina, è quello di imparare ad ascoltare. Infatti, quando comunichiamo con gli altri, pretendiamo l'ascolto, ma non sempre siamo disposti a darlo e ci dimentichiamo che la comunicazione è una strada a doppio senso. Devi imparare ad ascoltare quando gli altri ti parlano per comunicare in modo efficace. Quando una persona si rivolge a te, quindi concedile tutte le tue attenzioni, metti via il telefonino, metti da parte tutte le distrazioni e rispondi in modo anche non verbale, per esempio annuendo con la testa mentre ti parla, e offri magari attraverso i tuoi commenti alle sue affermazioni degli spunti costruttivi. Puoi commentare chiedendo per esempio anche un chiarimento, come ad esempio se ho capito bene ti senti arrabbiato con me quando parliamo del tuo lavoro, è corretto? Oppure potresti riflettere sulle parole del tuo interlocutore dicendo ad esempio che comprendi il suo stato d'animo perché stai capendo quanto è importante per lui la tua opinione. Insomma, queste sono tecniche di assertività che voglio darti, consegnarti chiavi in mano, Martina, ma che avrai necessità comunque di fare un po' di allenamento. L'ultimo punto che mi sento di darti, sul quale veramente puoi agire fin da subito, è imparare a respirare profondamente anche quando stai comunicando. Infatti, quando comunichiamo con l'altro, spesso ci arrivano delle influenze anche negative da parte dell'altro. E quindi, prima di reagire con emotività a una situazione, devi fare un profondo respiro. Infatti è stato dimostrato scientificamente che la respirazione profonda può rilassarti e ridurre la pressione sanguigna in pochissimi secondi, in pochissimi istanti. Se respiri prima di reagire, puoi schiarire la tua mente e rispondere in questo modo in maniera certamente più responsabile a tuo padre. Praticare la respirazione profonda è stato per me, Martina, veramente un toccasana che ha guarito tantissime mie relazioni e soprattutto il mio modo di comunicare con gli altri. E sono convinto che potrà essere d'aiuto anche a te e nella relazione con tuo papà. Eccoci qui ragazzi, anche oggi siamo arrivati al termine di questo episodio. Io ringrazio davvero di cuore Martina perché con la sua domanda ci ha dato l'occasione di riflettere su come possiamo migliorare la nostra comunicazione e come possiamo diventare persone più assertive e in questo modo migliorare la qualità delle nostre relazioni. Martina ci ha aiutato a capire che prima di tutto dobbiamo smetterla di avere questa visione dicotomica delle emozioni. Non esistono emozioni positive ed emozioni negative. Tutte le emozioni vanno vissute ed espresse. Secondo punto, dobbiamo imparare però a esprimerle, quindi dobbiamo imparare il linguaggio e il lessico dei sentimenti. Il terzo punto ha a che fare con il focus di quello che ci capita dentro di noi, con le nostre emozioni, quindi dobbiamo chiederci perché proviamo certe sensazioni, prima di portarle poi all'esterno agli altri, usando affermazioni in prima persona, ma poi anche per ascoltare gli altri, perché non è sufficiente esprimere, ma nello stesso tempo è fondamentale nella comunicazione a doppio senso imparare ad ascoltare anche gli altri, senza dimenticare l'importanza che ha la respirazione, cioè l'attenzione anche al nostro corpo mentre comunichiamo le nostre emozioni agli altri. Ragazzi, prima di salutarci, ringrazio ancora una volta di cuore Martina per la sua bellissima domanda e ricordo anche a te che iscrivendoti al canale Telegram di Liberamente hai la possibilità di farmi le tue domande sulla
sulla psicologia e sulla crescita personale. Quindi non perdere questa bellissima occasione di condivisione e trovi tutto all'interno delle note di questo episodio. Oppure, se già sai e già sei ascoltatore di questo podcast, cosa stai aspettando? Contattami su Telegram, scrivimi la frase "sono una mente libera" per iniziare a ricevere tutti i contenuti extra a questo podcast. Tra l'altro anche la margherita delle emozioni di cui abbiamo parlato insieme con Martina durante questa puntata. Ragazzi, io vi mando veramente un grande abbraccio a tutti e vi do appuntamento, come sempre, qui su Liberamente nella prossima puntata. Liberamente, il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni.